Ciao a tutti! Ben ritrovati! Questa è una puntata per quelli che sentono di avere, che le proprie braccia siano meglio delle di avere voluture. O per quelli che almeno una volta nella vita si sono sentiti dire che sono braccia strappate alla agricoltura. Il gioco per voi, Agricultors 2011. Allora, davvero, non mi prendiamo per il culo. È un giochino, questo è uno lo possono dei... vedere. Sì. E, Stiamo arando. Abbiamo ingaggiato qualcuno che ara per noi. Voi siete il proprietario di una fattoria. Stiamo arando, quindi, se questo è il nostro dipendente, e avete la possibilità di ingaggiare, di gestire questa fattoria, ingaggiando persone che, come vedete adesso, voi arano il campo che dovete poi seminare, fertilizzare, cazzi e mazzi vari. Ovviamente dalla A alla Z, sì, mandare sì, i veicoli a fare rifornimento, anzi portarceli. Comprare le mucche, non te le fa comprare le mucche se prima non compri il mangime, c'è ragione, se no come mai ne lavorassi. Sì, è anche fatto bene. Sì, diciamo che se avete mai anche sognato, dire vabbè ma non c'è lavoro, forse mi ha una fattoria, questi fanno sempre i soldi che si lamentano sempre, sì, volete spargere delle camere? Così, amici. O il vostro sogno è spargere delle camere con un spargetame. Ok. Questo è il gioco che fa per voi. Esatto. Allora, cercando di essere un minimo seri, il gioco ha un dettaglio grafico, guardate ragazzi, impressionante. Guarda la terra. Guardate che si alza, il trattore si sporca. Lascia i segni sul terreno. Beh, altrimenti non sarebbe là. Guardate, è veramente spettacolare. Vi assicuro che il gioco ha... Voi direte, due palle, ma dobbiamo aspettare tutto il tempo che questo... No, c'è anche un modo per velocizzare, esatto, la cosa. Però vi perdete un po' il gusto, sì, ecco. Io speravo ci facesse... Eccolo qui, guardate, guardate il tocco di genio. La mongolfiera con il simbolo della casa del software che... organizza il giochino, c'è l'eolico, ecco, questa torna indietro che doveva fare benzina, no, ara di nuovo. No, perché ti ricordi che questo fa un pezzo di qua, un pezzo di là? Ah sì, io non ho idea se non c'è niente cosa c'è. Tu giri in tondo, sì, io sono... per arare tu giri in tondo, non sei affidabile. No, infatti lo lascio fare a lui, adesso tornerei sulla mia visuale se ci riesco, no? Tanto farei vedere anche la mappa volendo così. Sì. Allora, ci sono le lucette! Io! Non mi ricordo la mappa. F9? No, la chat. 9. Ecco. Ah, questa è la mappa. Questa è la vostra fattoria. Qui ci sono, ne so, la fabbrica dove portare le robe, il mulino, diversi aggeggi e le fabbriche concorrenti, per così dire. Le fattorie, tutta più. Sì. Comunque, vabbè. Ho cercato di togliere questa mappa. Ok, il gioco non è. Vi deve piacere, ma davvero tanto. Però, se siete per questo genere di giochi, ho scoperto che c'è una folta comunità. Ma che il gioco va perché. Guarda, uno dei primi che lo fosse mai per aver fatto una roba del genere. Ci sono migliaia di donne, le grandi case di trattori e cazzi e mazzi avranno fatto che producono tipo John Deere, sì, fa proprio John Deere, fa un simuletto alla donna con tutte le robe, ma credo che sia uno dei produttori, sì, leader in Trattor House, esatto. E poi c'è il multiplayer, ebbene sì, con i vostri fratelli contadini un po' di condividere questa esperienza. Non lo so, no, vi deve veramente piacere. Io levo la lucetta perché sembra. Vi deve particolare. Ma è là che le hai messe alla fine? Per controlliamo. Adesso controlliamo se ho le mucche. Allora, questa è la mia fattoria. Qui, ecco. Sì. E dove stanno? Hanno due anni già le mucche. Due anni. Non lo so. Anche perché di con tab si vede la visuale. Non so come si sposta. La visuale. Ah, questo è il menu. Che ci aiuta? Sì, sono le 15 ore, si è fatto la notte all'improvviso, forse un po' di nuvola. Perché sono le 3:30. Sì, sai che non mi ricordo come si fa a tornare verso il nostro qua, sì. Potrei anche fare un po' di multiplayer. Allora, il gioco si salva mano a mano, forse è così. Questo è il nostro lavorante, veramente impegnato
nella coltivazione, io vorrei tornare a me stesso, a me medesimo stesso, ma... E io non me lo ricordo come so. Eh sì, ma nemmeno io. Non c'è i sordi. No, mi ricorda, faccio sul menu. Quando ho detto dal menu, il gioco si blocca. Vedete, c'è anche l'opzione multiplayer, vediamo controls. Cioè, sono niente. Ah, no, sì. Ma se sono 9 pagine. Forward, c'è un po' di cose. Ah, vorrei fare sgommata in qualche arma. Second reaction, led light, third light, rotating light. Oh, insomma, c'è il claxon. Go to administration, next vehicle, exit vehicle, target shop. No, perché non c'è proprio scritto niente? Non hai cambiato niente. Credo che per fare qualche altra cosa io debba comprare un veicolo e poi allora mi fa andare in giro. Perché tab cambia i veicoli, ma... E tu? 8? Ah, solo io. Eccomi. Ce l'ho fatta. Non ho capito come, ma eccomi. Quindi sono per strada, vi faccio fare un giro. Io ho letto, fatto... Io ho letto. Perché sei una grandissima donna intelligentissima, molto di me. Qui si strumenta, lascio il mio lavorante fare il suo lavoro. In prima persona, ovviamente. Oh, sì, tutto ovviamente in prima persona. Vi faccio di nuovo vedere. Non girare troppo veloce, se no io mi sento male. Ok, faccio vedere. Ecco, non girare troppo veloce. Trrr. Ok, cerchiamo di tornare alla fattoria. Vai. Oddio, se questo lo sa, dimmi che puoi correre. Se puoi correre, vai. In mezzo alle fratte devi passare. Ah, vi volevo spiegare più qual è il centro del game. Allora, il centro del gioco è essenzialmente il garage, in cui poi tenete tutti i macchinari che acquistate. Vediamo, come si apre la seconda. Come potete vedere, diverse entrate allo scopo di velocizzare l'ingresso e l'uscita dei macchinari. Ovvio. Invece di fare manovra, apri un'altra porta. Poi qui ci sono tutte le strutture base della fattoria, compreso, ho scoperto poi, la tanica per fare benzina, però così c'è da fare benzina ogni volta al benzinaio. Se devi fare un rabocchino se sei a secco, sì. Perché poi per il pieno devi comunque andare al distributaus. Sì, puoi fare metà serbatoio, però volendo puoi dover fare sempre metà serbatoio. Ho capito, la fregatura. Anche perché sprechi tre quarti di serbatoio a tornare da lì. Non sprechi tre quarti di serbatoio, devi essere sempre su esagerato. Vabbè, qui sta facendo notte, sono già le 18, abbiamo messo una velocità piuttosto intensa, adesso sono già le 18 a fare la notte, il resto. E... Non si può dire il detto di si sta facendo notte a questo partner. Guardate le stelline. Che carino, la notte non l'avevo mai vista. Transizione verso la notte, io lascio il tizio a lavorare perché... Perché sei uno schiavista! ovviamente. Sei uno schiavista! Guardate che carina le transizioni. Dai, il gioco è, rispetto agli anni passati, sono andato graficamente è migliorato tantissimo. Noi vi saluteremo, perché, succederemo in giro quella sera. Vabbè. E sono le... Perché il gioco è piuttosto lungo. Però... Buon fattoria a tutti! Ciao! Ciao agricoltori!